Taumaturgia. Come funziona? Scopriamolo insieme qui su Wikiroll. Saluti e frecce, ragazzi, e bentornati qui su Wikiroll. Un saluto a Wait Dice che mi hanno chiesto di fare questo video su taumaturgia. Quindi avete visto che alla fine l'ho fatto? Grazie per avermi dato il pretesto. E parliamo subito di questo bellissimo incantesimo, trucchetto, taumaturgia, un must per alcune classi, ma non prima che vi siate iscritti al canale e abbiate messo mi piace al video. E cominciamo subito. Pagina 283 del manuale del giocatore. Taumaturgia. Trucchetto di trasmutazione. Tempo di lancio, un'azione. Gittata 9 metri. Componenti verbale. Durata fino a un minuto. Allora, già abbiamo soltanto una componente, quella verbale. Basta solo parlare. Questa cosa è davvero figa, ma occhio perché vi beccano, quindi mi raccomando. Componente verbale, un'azione e tutto entro 9 metri, quindi occhio alle distanze. Dura fino a un minuto. Sta cosa è fighissima. Allora, mamma mia, voi non avete idea. L'incantatore genera una meraviglia minore, una manifestazione di potere soprannaturale. Può creare uno degli effetti magici seguenti entro gittata. Dunque, vediamoli uno per uno. Allora, vediamo. La sua voce rimbomba con potenza 3 volte superiore rispetto al normale per un minuto. Quindi, ha il volume della voce molto più intenso, ok? Hai un volume grandissimo, non dico altissimo, perché l'altezza è un'altra caratteristica del suono. Parlo proprio di intensità sonora. La tua voce è molto più forte, ok? Rimbomba con potenza 3 volte superiore. Utilissimo quando volete farvi sentire in mezzo alla folla, oppure taverniere! Uso taumaturgia. Oppure quando dall'alto di una torre volete urlare per farvi sentire, oppure volete dare la carica ai vostri soldati, utilizzate taumaturgia. O per qualunque altra cosa voglio utilizzare. C'è chi la utilizza per darsi vantaggio alle prove di intimidire, no? Provo a intimidirlo castando su me stesso taumaturgia per gridare ancora più forte. Perché no? Nelle situazioni giuste ci sta. L'incantatore, altro punto, fa in modo che una fiamma tremi, si intensifichi, si affievolisca o cambi colore per un minuto. Voi dovete immaginare una situazione fighissima dove siete, io parlo sempre intimidire, ma non solo, volete estasiare qualcuno. Sono un bardo che per qualche motivo ha taumaturgia, oppure voglio riuscire a incantare qualcuno, faccio una certa performance e alla fine di questa performance prendo il falò e fum! Lo faccio cambiare colore, di colori sgargianti e particolarissimi, facendolo diventare più grande. Immaginate l'effetto sorpresa. Una prova di intrattenere è con vantaggio, mi spiego, perché la rendi più scenica, più figa. Alla fine vi dico una cosa fighissima su questa capacità che mi è successa. L'incantatore genera un tremito innocuo sul terreno per un minuto. Quindi dovete immaginare che ti stai arrabbiando, a un certo punto inizi a far tremare la terra. Leggero, ma sufficiente perché accada, ok? Oppure vuoi far scappare qualcuno da una casa, casso taumaturgia, oddio la terra trema, sta arrivando qualcuno. Di questo ne parliamo alla fine. L'incantatore crea un suono istantaneo che abbia origine da un punto entro gittata a sua scelta, come un rombo di tuono, il verso di un corvo o un sinistro sussurro. Ok? Quindi un suono. Non è che imiti una voce, stai facendo un suono, ok? Che arriva da un determinato punto. Tu puoi far sì che da dietro una porta si senta tum tum, ma in realtà non c'è nessuno. Tu puoi far sì, ad esempio, che ci sia la stessa porta, il suono di una chiave che nella toppa. Cioè, potete... Vabbè, ma ne parliamo. L'incantatore fa in modo che una porta o una finestra non chiusa a chiave si spalanchi o si chiuda di colpo da sola. Utilissimo per far spaventare qualcuno. Utilissimo per dire... E adesso basta! Tum! Chiudo la porta. Uso taumaturgia per chiudere la porta. Cioè, sono quelle cose che di utile
hanno poco, tra virgolette, poi dipende dalla situazione, ma che nella situazione giusta spacchi, spacchi. L'incantatore altera l'aspetto dei suoi occhi per un minuto. Vuol dire, a che serve? Nella prova di intimidire faccio diventare i miei occhi rossi. Oppure camuffare me stesso con, ad esempio, non con l'incantesimo, ma i trucchi del camuffamento, però gli occhi, magari gli occhi chiarissimi, non si riconosce, non sono le lentine colorate, semplice, taumaturgia, per un minuto gli occhi di un altro colore, fatto. Ok, poi siamo tutti col turbante, tutti coperti, gli occhi verdi, taumaturgia, cambio il colore degli occhi, sicuramente non mi riconosco. Capite? Ora, se l'incantatore lancia questo incantesimo più volte, può mantenere attivi fino a 3 dei suoi effetti da un minuto simultaneamente e può congedare uno di questi effetti con un'azione. Quindi, puoi averne in più contemporaneamente, capito? Puoi parlare a voce più grossa mettendoti anche il colore degli occhi in maniera diversa mentre trema la terra. Se non hai vantaggio nelle prove intimidire in questa maniera, io non so più come tu possa averlo. Ebbene ragazzi, taumaturgia, ci tengo a dire questa cosa. Così come illusione minore, così come suggestione, allucinazione di forza, ma taumaturgia essendo un trucchetto è tra virgolette più debole, ma non è così. Perché uno di quei trucchetti, una di quelle capacità magiche che nelle mani di una persona fantasiosa fanno i buchi ragazzi. Queste persone capaci di utilizzare taumaturgia in maniera intelligente e fantasiosa spaccano, ti rompono le campagne con un trucchetto. Avere vantaggio con le prove di intimidire, riuscire a chiudere una porta a distanza per far sì che l'inquilino scappi, quindi hai cambiato la situazione del gioco, ok? Adesso vi racconto una cosa davvero, davvero fighissima che può accadere. Ricordo una volta, quando giocavo giù, mie prime esperienze in quinta edizione con il Master Giulio, ricordo che c'era Moreno che aveva taumaturgia e c'ero io che avevo illusione minore. Io con illusione minore avevo fatto comparire l'immagine di questo tizio, ok? L'altro, quindi un'ombra era proprio una persona, l'altro, Moreno, ha usato taumaturgia per far sì che da quella illusione partisse un suono come di un urlo. Quindi abbiamo creato un'illusione che parlava e l'abbiamo fatto in combinazione. Questa cosa è fighissima. Ecco come taumaturgia può essere utilizzata in maniera intelligente. Lì c'è la statua di Tizio, usa taumaturgia per far emettere un suono di pietra che si sta spostando per far credere che quella statua in realtà sia animata. Stanno venendo adesso, ragazzi, però avete capito come si può giocare con questa cosa. Una volta, non ricordo chi lo fece questo dei miei amici, ma ci fu qualcuno che castò produrre fiamma del druido. Arriva un altro con taumaturgia e ha detto: voglio intensificare la fiamma. Ora voi immaginate che produrre fiamma è una fiamma magica a tutti gli effetti, che fa tot di danno. Quello ha detto: gliela voglio intensificare. Ah, e mo? Voi cosa fareste? Non voglio dirvi cosa ho fatto io. Voi cosa fareste? Fareste sì che accadesse? Perché qua non dice che deve essere una fiamma non magica. Può essere intensificata. Capite? La figata. Immaginate che c'è uno che sta prendendo fuoco. Intensifico quel fuoco utilizzando taumaturgia. Cioè, avete capito, ragazzi? Questo è un esempio stupido di come... Poi sta al Dungeon Master come gestire determinate situazioni, ma capite quanto effettivamente questo trucchetto possa realisticamente rompere il gioco? Per questo io lo adoro. Io ora voglio che tutti voi mi scriviate nei commenti come avete utilizzato o utilizzereste questo incantesimo per rompere. Ho fatto l'esempio ingigantire, produrre fiamma, facendola diventare più grande, facendo più danno. Fatemi invece altri esempi, ragazzi. Non vedo l'ora di leggerli, ragazzi. Leggeteli tutti, così usiamo questi commenti come... appunto un luogo dove prendere consigli su come giocare. E niente ragazzi, grazie ancora Wet Dice per il consiglio. E niente ragazzi, come al solito vi invito a iscrivervi al canale, a mettere mi piace al video se vi è interessato. Tutti i nostri link sono in descrizione, le nostre pagine social, Twitch, tutto quanto. Seguiteci da tutte le parti, saluti e frecce, ci vedremo un prossimo video qui su Wikiroll.
Solo per oggi. Vieni a provare anche tu il server Discord Wiki Roll Dungeons & Cutscenes. Abbiamo DM che cercano giocatori, giocatori che chiedono cose per imparare a giocare, una land con tanto di cimitero, un'iniziativa multitavolo tramite giocatori, eventi periodici, Giulio e intanto Alberto. Solo qui, su Wiki Roll Dungeons & Cutscenes. Trovate il link in descrizione.